Benvenuti a questo nuovo webinar di Master Europei, chiamato appunto Presentazione dello Staff. Il nome dice praticamente tutto. Prima di cominciare, io sono Momo, il moderatore di questa serata, e già da adesso vi posso dire che se avete domande potete farle tranquillamente. Molti di voi sanno già che possono farlo o come possono farlo. In caso, sulla destra avete il pannello di una simil chat dove potete porre le domande. Invece, se volete alzare la mano e prendere la parola, potete aspettare la fine di questo master. Non tentenniamo oltre. Ecco che vi presento il professor Giovanni Bianco, il creatore di Master Europei. Ciao Momo, senza tentennamenti, entriamo nell'anno nuovo, buonasera, buonasera a tutti. Entriamo nell'era delle relazioni e quindi ci dobbiamo presentare. Io sono Giovanni Bianco, il prof dell'Università di Bari, il delegato per i rapporti internazionali del Dipartimento Ionico e sono qui per presentarvi tutto il mio staff, il mio ricchissimo staff. Il mio social circle e quindi il circolo sociale all'interno del quale si svolge tutta la dinamica e si sviluppa tutta quella energia coinvolgente che serve per trasformare noi stessi, il nostro circolo sociale e chi ci sta intorno. Quindi oggi è un bellissimo webinar che presento con orgoglio e che è stato presentato inizialmente da Momo, da cui ritorneremo a breve, e vediamo anche da rivederci per i prossimi webinar. Il 22 gennaio la presentazione dei corsi online è in preparazione, una bellissima sorpresa, una diretta Facebook dall'Università Vistula di Varsavia. Qui c'è tanta neve, quindi stiamo pensando di fare una esterna per farvi assaggiare un po' di questa neve e entrare dentro la struttura universitaria per cominciare a riassaporare il sapore della offline. Programma di oggi, un refresh sulla preselezione, quindi fai il test, primo colloquio con l'inglese, colloquio LinkedIn, bilancio di competenze, in fondo poi presentazione staff con le domande, più in particolare la presentazione dello staff, e cioè il CEO, Covid Manager, il team degli psicologi, dei mentor ambassador, dei PR, SSM, cioè social media manager, English ambassador, gli assistenti amministrativi e il tutor. E poi vi parliamo della certificazione Cambridge, della promozione porto un compagno di viaggio e alla fine spazio alle FAQ, cioè alle domande dei corsisti. Siamo a vostra disposizione, noi siamo quelli dell'oltre l'assunzione. L'assunzione è soltanto un punto di inizio di un nuovo processo e quindi noi, anziché vedere co come una finalità, è soltanto un punto di inizio da cui sviluppare le relazioni di lavoro durature. Le relazioni professionali durature sono il nostro chiodo fisso e lo inchiodiamo con il nuovo calendario in cui facciamo l'inversione fra l'offline e l'online, prima l'online e l'offline successivamente all'Uniba, per cui la timetable è la seguente. Lezioni online, 36 ore, di cui 15 la materia specialistica, cominciano a breve. Poi abbiamo i 3 giorni all'Università di Bari, sede di Taranto, il 19 marzo, quindi la festa del papà, il 25 e 26 marzo, quindi 3 giorni. E poi abbiamo il viaggio in UK, fine marzo, aprile, questo tutto secondo le dinamiche del Covid. E quindi vi diamo un arrivederci alla prima lezione di Job Mindset, e quindi le soft skills, col professor Savino Principalli, il 29 gennaio, ore 18, online. Per chi volesse una dispensa per il datore di lavoro, siamo disponibili a fare la relativa certificazione. E vi ricordiamo che a breve cominciano le lezioni tematiche, quindi del Master in Banking, Turismo, Web Marketing e Human Resource. Uno di Banking si potrebbe seguire anche le lezioni di Turismo, Web Marketing e Human Resource. Quindi tutte queste ore la visione ve la regaliamo, quindi sono ore in più degli altri master in regalo. Se volete che sia certificata la vostra presenza a
a queste ore, quindi un certificato di frequenza. La certificazione costa una tanto con una fee amministrativa di 50 euro. Questi sono gli esempi di certificato, per esempio del web marketing, del gestione di risorse umane, questo di banking, compliance, antiriciclaggio, questo di turismo, di contabilità e finanza. Siete entrati sfondando la porta praticamente tutti quanti nel gruppo Facebook 2020-2021. Ancora pochissimi devono entrare, ragazzi. Vi ricordiamo di entrare nel nostro gruppo Facebook in cui possiamo relazionarci online in maniera più diretta. E ora cominciamo con la carrellata del nostro staff e cominciamo dal cosiddetto nostro CEO, che cura la parte esecutiva, e cioè Giulio Cobellis. Ciao Giulio, tu chi sei a Mastereuropei? Ciao, buonasera a tutti. Sono il cosiddetto, così chiamato dal prof e altri membri dello staff, il CEO. Quindi possiamo andare alla next, alla slide di presentazione. Quindi invito tutti comunque a visitare il mio LinkedIn, il mio profilo LinkedIn, per saperne di più sul mio percorso che mi ha portato qui a Mastereuropei. E quindi parliamo di cosa ho studiato, di esperienza al lavoro e da freelancer. E cosa faccio a Mastereuropei e perché contattarmi? Next. Quindi, cosa ho studiato, ovvero quale conoscenza ho appreso dall'università e da altre istituzioni? Io ho studiato marketing e economia, ho fatto 3 più 2, e poi ho fatto un master con Mastereuropei in project management. Ho partecipato a più di 20 progetti di quella che è cosiddetta vocational education, sia da partecipante che da host e da organizzatore, ne cito qualcuno: Erasmus for Young Entrepreneurs, Youth in Action, Grundtvig, Socrates, Erasmus, i mini master no profit con l'Univa, e ce ne sono altri. Ho iniziato il mio percorso al dottorato di ricerca all'Università di Messina, che poi ho lasciato, abbandonato. Durante quel percorso ho fatto ricerca al BUVIM e con una ulteriore borsa di una fellowship al Ministero degli Affari Esteri, Next. E poi cosa ho appreso by doing, quindi learning by doing? Ho lavorato in un ambiente corporation per business services, business to business, a Citibank e ad Accenture. E poi sono passato a quello che a volte viene definito nello small pond dei business service, quindi un piccolo stagno rispetto al mare, all'oceano di business service che puoi trovare in corporation, quindi carico di lavoro, ambiente totalmente diverso. Quindi con la Polonia dal 2013 sono co-founder insieme a Daniel, il COVID manager, e project manager con una delega esecutiva per determinati affari, e poi ho aperto nel 2017 Agilis. E quindi sono il fondatore di una SME, Small Medium Enterprise, unipersonale, quindi startup entrepreneur. Ho insegnato anche nell'ambito dei master europei queste materie che vedete nella slide, next. E che cosa faccio a master europei? Qual è il mio ruolo? Perché potete contattarmi? Quindi project manager, proxy executive, direi program manager perché il progetto ha un inizio e una fine, quindi è uno sforzo che ci dà un risultato unico e ha sempre un inizio e una fine. Mastereuropei dal 2017, quando dopo la pausa di qualche anno, dal 2014 al 2017, è diventato un programma perché abbiamo tanti progetti, quattro progetti aperti, tutti concatenati, che appunto quattro progetti aperti concatenati formano un programma. Proxy executive significa con la delega esecutiva, che cosa significa? Do esecuzione a master europei in queste aree: amministrazione, marketing, sales e HR. Per HR sono l'hiring manager, con particolare riferimento alle internship e all'Erasmus per giovani imprenditori. E quindi gli ultimi assunti sono stati Paolo, il nostro copywriter, Raffaele, che ha fatto l'internship subito dopo il master e ora è passato ad una corporation.
più o meno nello stesso ambito, e Noemi l'ultima arrivata. Quindi per saperne di più vi invito nuovamente a visitare il mio profilo LinkedIn. Grazie mille Giulio, e ora passiamo a una figura importantissima. Nell'epoca delle relazioni in cui sono state rimodulate le relazioni a causa della pandemia, c'è un occhio particolare per la gestione legata alla diffusione del Covid-19. Sta evolvendo la situazione perché l'anno scorso siamo stati colti di sorpresa da un virus sconosciuto, ora lo stiamo conoscendo meglio. Ci sono delle procedure sempre più precise, sempre più rassicuranti, e soprattutto sono stati prodotti nuovi vaccini. Quindi noi ci auguriamo che in pochi mesi l'impatto della patologia determinata dal Covid possa regredire in maniera significativa. Nel frattempo, comunque, noi ci siamo organizzati e abbiamo istituito una figura ben precisa che presiede alla gestione di tutte le criticità determinate dalla pandemia. Ecco a voi il Covid Manager. Ciao Daniel. Ciao prof, salve ragazzi, buonasera a tutti. Eccoci qua. Eh Che cosa fa il Covid sì, Manager, Master cosa Obey? fa il Innanzitutto sì, mi presento anch'io ragazzi, sono Daniel Simoni, come ha detto il prof, sono il Covid Manager di MasterOpay, nonché anche direi un vecchio collaboratore dei Master, perché sono all'interno della squadra da più di 10 anni. E niente, quindi in poche parole di che cosa si occupa il Covid Manager? Ovviamente, innanzitutto nell'implementazione, diciamo, del protocollo Covid che abbiamo creato all'interno della nostra organizzazione, ma non solo. Ovviamente, forse nei giorni d'oggi ce lo siamo dimenticati, ma comunque ci si ammala a prescindere dal Covid, quindi anche su semplici malattie che possono capitare, sappiamo bene che un semplice raffreddore può provocare anche delle preoccupazioni, quindi anche su queste cose vi saremo sempre vicini, siamo sempre a vostra disposizione. Sì, la gestione del Covid non significa, a parte l'aspetto legato alla salute, ma come abbiamo capito, come abbiamo visto in quest'anno, ha toccato in pratica tutte le varie attività quotidiane, quindi anche su questo vi sarò di supporto, vi terrò sempre aggiornati su tutte le normative legate, a partire da, non so, dai trasporti, acquisti, tutte le cose, diciamo, della vita quotidiana. Sì, e ti ricordi, l'anno scorso abbiamo offerto ai ragazzi il tampone come università, per cui quei pochi che sono risultati positivi, poi li abbiamo messi in quarantena, abbiamo monitorato la loro situazione fino a quando si sono negativizzati, vero Daniel? Esatto, confermo ragazzi, alla base diciamo di tutto il protocollo ci sono i test che ovviamente facoltativi, chi vuole si può sottoporre al test e lì siamo in grado di gestire ogni situazione, siamo in grado di isolare, abbiamo diciamo locali appositi destinati per isolamenti o quarantenne, quindi possiamo gestire tranquillamente queste situazioni. Ok, grazie mille Daniel. Grazie a te, Quindi prof. una Ciao a tutti, particolare ciao ragazzi. attenzione al tema del momento, al Covid, con un ruolo professionale ad hoc, quello del Covid Manager. E andiamo avanti, noi siamo l'università, in particolare siamo l'Università degli Studi di Bari, in partenariato con l'Università Polacca, la Vissuta University e la Wrocław School of Banking, la Scuola Bankowa Wrocławiu di Wrocław. Per cui ci teniamo a dire che noi siamo qui per dispensare una conoscenza, per darvi una conoscenza. Molto spesso i ragazzi fanno Master Europeo, comunque i Master, perché vogliono trovare lavoro, ed è giusto. Comunque, se venite all'interno dell'università, noi la prima merce che possiamo offrire è la conoscenza, perché l'università è la culla della conoscenza. Se volete un rapporto diretto
col lavoro, perché il lavoro è il primo posto, non dovete venire all'università, dovete andare a un'agenzia interinale. Ora, noi collaboriamo con agenzie interinali, comunque la nostra identità è fortemente ancorata sulla conoscenza. Noi dispensiamo un sapere e siamo fortemente convinti che più sai e più facilmente trovi lavoro conforme alla tua personalità e al tuo talento professionale. E quindi, come vedete, sempre sotto il profilo della conoscenza, affrontiamo questa nuova edizione del Master con un team di psicologi. Abbiamo Carla De Russo e Paola Massafra. Parecchi di voi hanno fatto il test del talento professionale con Carla. Ciao Carla, ci sei? Ciao Giovanni, sì, ciao a tutti ragazzi. Allora, mi presento anche io, in realtà, ecco, con la maggior parte di voi ci siamo visti, ora sono programmati i prossimi incontri per questa parte, ecco, da questa, di gennaio, insomma. Allora, io sono Carla De Russo, come potete vedere, sono laureata all'Università di Bari, la triennale in psicologia, magistrale insieme alla mia collega Paola Massafra in formazione e gestione risorse umane, quindi psicologia del lavoro nello specifico. Dopo l'esperienza universitaria, ho incominciato a fare subito dopo delle esperienze in alcuni multinazionali in cui mi occupavo di selezione e formazione. Poi sono passata a una società di consulenza aziendale per orientamento lavoro fino appunto a approdare a Master Europei per supportarvi insieme a Paola in questo percorso non solo professionale ma anche di crescita personale. E appunto, come abbiamo già cominciato a vedere, il punto di partenza è sempre il test delle cinque personalità associate agli animali. Ormai molti di voi hanno cominciato già a familiarizzare con queste figure, insomma. Quindi velocemente ripetiamo, come possiamo vedere nella slide, il risultato, ecco, della giraffa, l'innovazione, il cane, quello della relazione, quindi del team working, l'ape, la passione, il gatto, l'autonomia e l'indipendenza, e la formica, la stabilità, sicurezza. Quindi l'obiettivo è quindi di arrivare al colloquio di lavoro essendo voi stessi realmente. Lo faremo tutto durante questo percorso formativo per voi e appunto anche poi per orientarvi al meglio da un punto di vista professionale. La maggior parte di voi, ecco, mi hanno inviato lo screen del risultato, qualcuno lo sta ancora facendo. Per chi appunto non l'avesse ancora fatto, mi mandasse lo screen del test del risultato in modo tale da organizzare poi i colloqui al numero che vedete anche nella slide. Quindi su WhatsApp direttamente 347 045 8521. Così, insomma, ecco, già domani sono programmate altre quattro sessioni dei colloqui e per le altre, insomma, incominciamo a prenotare e a schedulare anche l'incontro. E sembra che il test ci abbia indovinato al 100% coi ragazzi, sia da Sì, parte sì. vostra che da parte dei ragazzi, è vero? Sì, assolutamente. È una cosa che abbiamo riscontrato sia io che Paola, ma anche appunto ragazzi con i feedback che ci avete dato. Insomma, ragazzi, vi siete tutti completamente ritrovati all'interno appunto col risultato del test. Avete cominciato anche a riflettere sulle vostre esperienze e scelte passate, anche alla luce del risultato del test. Ottimo, grazie Carla. Grazie a E voi. quindi avete avuto una conoscenza in più, cioè qual è il vostro talento professionale? Ed è proprio quello che noi dobbiamo sviluppare, ancora prima di trovare il posto di lavoro, perché l'errore è puntare il posto di lavoro e magari quello sbagliato senza sfruttare il proprio talento. Qui bisogna invertire gli ordini degli addendi e addirittura il risultato cambia, perché sviluppando il proprio talento trovi la tua dolce metà professionale. E nel team di psicologi abbiamo anche Paola, la psicologa del lavoro a Master Europei, vero Paola? Ciao professore, sì, ringrazio per avermi ceduto la parola e saluto la mia collega Carla. Ciao a tutti ragazzi, mi presento, sono Paola, una psicologa delle risorse umane, sono un'ex corsista del Master in HR Management, anch'io sono laureata come Carla in psicologia del lavoro all'Università degli Studi di Bari e Veniamo dopo tutti dall'Università l'esame. di Esatto, questa bella istituzione che ci ha accolto. Bari, eh? Io e Carla dall'Università di Bari senza formazione.
Esatto. Io infatti dopo l'esame di abilitazione mi sono iscritta lo scorso aprile all'albo degli psicologi della Regione Puglia ed era proprio periodo di Covid ed è proprio in quel periodo che ho cominciato a lavorare in smart working con le prime consulenze e ho potuto sviluppare le prime soft skills. Ho lavorato però anche in passato nella formazione, nel web marketing per alcune aziende del territorio barese e romano. Sono una persona creativa, innovativa e non a caso sono una giraffa, però anche ascendente cane. Diciamo che l'esperienza con master europei mi ha permesso di far emergere le caratteristiche di giraffa, quindi la creatività, l'innovazione, e questo mi permette di sviluppare al meglio quella che è la mia creatività e la mia emotività. E non a caso ho partecipato anche in passato ad alcune trasmissioni televisive e radiofoniche locali e questo mi ha permesso di sviluppare al meglio la public speaking. È una cosa molto utile. E ora sono qui per aumentare in qualche modo la mia conoscenza, come dice lei, professore. Eh Ma sì, Paola, cosa ci fa lo psicologo del lavoro a Master Europei? Questa è una domanda amletica. è una domanda amletica, perché il mio compito, come quello di Carla, è quello di essere al vostro servizio, al servizio del vostro talento professionale. Perché quale sarà il vostro obiettivo? Fare emergere in qualche modo quella che è la vostra personalità, per attrarre in qualche modo quella che è la vostra dolce metà professionale, perché ognuno di noi la possiede. E come possiamo fare ciò? Approfondendo la tematica della psicologia dell'assunzione e della progressione di carriera, perché proprio in questo modo potrete essere voi stessi durante i colloqui di lavoro e vi sarà davvero molto utile. Perché riuscirete a scoprire chi siete e quello che volete diventare. Quindi la psicologia dell'assunzione diventa un caposaldo, la pietra angolare di master europei, è uno dei temi più importanti che affronteremo con questi ragazzi, è cercare un po' di classificarli, anche se ognuno è unico, cercheremo di classificarli a secondo che siano particolarmente sensibili a un principio di resistenza. E quindi qui Certo. abbiamo una prestigiosa pubblicazione di Pietro Trabucchi, Resisto, dunque sono, no? Quindi sono resistente e dunque esisto. Si può esistere anche rinunciando alla resistenza e votandosi alla resilienza, cioè che è una sorta di accettazione del rischio di un nuovo scenario e quindi di una mentalità più evolutiva. Quindi ci sono i resistenti e gli evolventi. Come li possiamo descrivere in poche parole e poi approfondiamo, Paola? Allora, i resistenti in qualche modo sono coloro che tendono a resistere, a rimanere in quella che è la loro zona di comfort e in seguito nelle slide successive vedremo, fanno parte, li possiamo classificare nel bruco. Il bruco è un animale che rimane a terra, ancorato alla terra, tende in qualche modo a brucare quella che è l'erba, è il re della terra, è una sorta di prima fase di evoluzione. Perché sarà capitato un po' a tutti nella vostra vita di trovarvi in questa fase, di essere un bruco, ancorati, in non riuscire ad uscire in qualche modo dalla vostra zona di comfort, magari vivendo come una sorta di pilota automatico, cioè magari mangiando, dormendo e non occupandovi di quello che sarà il futuro. Però cosa capita? Arriva un momento nella vita in cui uno si chiede, si pone delle domande, tra cui che cosa farò nel futuro, cosa diventerò. E questo passaggio può essere essenziale per portarmi a diventare una crisalide. E cos'è la Sì, crisalide? Paola, volevo dire che quindi siamo nella dimensione del bruco e il bruco, come tutti sanno, ha già in sé la programmazione per diventare crisalide e farfalla. Ora, nel mondo animale, il bruco, se muore prima, muore bruco. Comunque, se va avanti, diventa crisalide e farfalla. Gli uomini hanno la possibilità
di resistere al cambiamento. Per cui dobbiamo immaginare che un bruco ha due possibilità: o rimanere sempre bruco e quindi diventare perpetuamente il re della terra, oppure cominciare a sviluppare il piano che è previsto nel suo DNA e quindi allo step successivo diventare crisalide. E qui che cosa succede? E qui avviene una sorta di fase di trasformazione, perché la crisalide si trova al centro, in qualche modo tra bruco e farfalla, quindi è in qualche modo ancorato tra quello che è il passato e quello che può essere il futuro. La crisalide è nel mezzo ed è proprio in questo mezzo che deve decidere, può scegliere se rimanere ancorato al passato oppure evolvere verso il futuro in un processo di cambiamento, di trasformazione, diventando una vera e propria farfalla, cioè un animale legato non più alla terra, bensì al cielo, in alto, dove è presente una sorta di nuovo scenario che presenta tutte le esperienze del passato. È proprio grazie a queste esperienze del passato che gli serviranno per poter evolversi verso nuove esperienze future. Che poi, professore, questi tre elementi, bruco, crisalide e farfalle, in qualche modo sono ciclici e appartengono alla nostra vita quotidiana. Ognuno di noi può passare in un momento di bruco, di crisalide e poi in farfalla. Ed è proprio questa voglia di cambiamento che ci può portare a passare a uno step successivo. Quindi, i nostri studenti, secondo le, no le nostre osservazioni, hanno due strade. O il principio della resistenza, e quindi decidere liberamente di rimanere sempre bruchi, e poi spiegheremo che cosa significa questo, oppure di accettare il rischio di sviluppare tutta la propria programmazione e quindi evolvere in crisalide e farfalla. Se i ragazzi vogliono Certo, consultare, cosa devono fare? E poi sviluppiamo con i mentor ambassador il resto della tematica. certo. Allora, se volete contattarmi, c'è il mio numero WhatsApp 327-6634508, oppure potete mandarmi una mail a paola.mastereuropei@gmail.com. Siamo a vostra disposizione, io e Carla, contattateci. Ok, grazie mille. E Grazie a lei. quindi gli psicologi che iniziano il processo di conoscenza all'interno dei master europei ci sono i mentor ambassador, e quindi che sono il nostro spin-off con le agenzie interinali. I nostri mentor ambassador sono Andrea Della Corte e Cristiano Sgobba, e il responsabile del progetto è Nicola Dauria, che lavora per l'agenzia interinale WebJobs e con noi dal 2018, cioè da quando abbiamo fatto il record di assunzioni di placement dell'83,3%. Ciao Nicola, chi sei tu? Ciao prof, buonasera a tutti i ragazzi. Chi sono? Vabbè, siamo i master europei, devo sapere per forza, no? Chi sono. Allora, facciamo diciamo una ricapitolazione anche al di fuori del ruolo, no? Magari anche che ho i master europei. Quindi, diciamo agli studenti cosa faccio anche al di fuori dei master europei in WebJobs. Mi occupo di reclutamento. Quindi sono un reclutatore, al di fuori di questo mi occupo della gestione interna del team WebJobs e della sua formazione. E al di fuori delle mie mansioni di WebJobs, appunto, i master europei vi guidiamo verso la scoperta di voi stessi, che quest'anno sarà fatto soprattutto in collaborazione con le psicologhe del lavoro. Ma noi vi aiuteremo a trovare, a capire come anche inserirvi nel mondo del lavoro con una serie di strategie anche legate al personal branding per aiutarvi a differenziarvi. Questo è un po', diciamo, in generale cosa faremo. Ne abbiamo parlato abbondantemente, ma sempre bene ripeterlo. Ok, grazie mille Nicola, e presentiamo i Grazie a mentor voi. ambassador Cristiano ed Andrea, e cominciamo subito con la storia di Andrea, che se volete contattarlo gli potete whatsappare al più 48 735 154 012. Ciao Andrea, ci racconti Ciao la tua storia? prof, ciao
Certo, con piacere. Buonasera, buonasera a tutti. Io sono Andrea, ragazzi, come potete vedere, la mia personalità è perfettamente divisa tra la formica e il gatto. Sono davvero 50 e 50 da test e mi rispecchio, in quanto adoro la sicurezza, la stabilità, ma anche voglio la mia autonomia e la mia indipendenza. Quindi formica gatto mi rispecchiano perfettamente. Bene, mi presento. Io sono laureato in giurisprudenza nel 2018 presso l'Università degli Studi di Lecce, quindi adesso passiamo dall'altro lato della Puglia, già che ci siamo, quindi saluto anche la mia terra, in quanto sono arrivato a Varsavia l'1 settembre e non sono ancora ritornato, sono rimasto qui tutto questo tempo. Cosa rappresenta questa immagine? Per chi ci segue già da tanto tempo, a novembre avrà già sentito la mia storia. Questa è un'immagine rappresentativa di quello che è il mio vissuto. Io, quando ero adolescente, durante il tempo del liceo, avevo una quantità di amici, o meglio, di conoscenti, ma effettivamente amicizie, diciamo, come dire, fidate, ne avevo poche. Quindi ho avuto un periodo della mia vita in cui ho sentito un vuoto dentro, come dire, nel momento del bisogno non sapevo a chi rivolgermi, però c'è stato un accadimento, un evento nella mia vita che ha cambiato le cose. Questa immagine rappresenta la bellissima Firenze perché? Perché nel terzo anno di liceo, durante un viaggio scolastico, all'epoca siamo andati col pullman. So che col passare degli anni adesso i viaggi di istruzione si organizzano direttamente in aereo. All'epoca siamo andati col pullman e durante il viaggio ho conosciuto dei ragazzi, delle persone che sono diventate per me speciali, in quanto sono i miei migliori amici, sono davvero dei fratelli, come dire, aggiunti. E per me quindi ricordo perfettamente ogni singolo momento di questa esperienza, in quanto ho imparato come valutare le mie conoscenze, soprattutto a chi affidarmi. Quindi proprio i miei migliori confidenti li ho conosciuti lì e tuttora ci sentiamo. E quindi diciamo ho puntato sulla qualità delle relazioni. Questo modus di pensare, questa forma, diciamo, mi ha permesso di aprirmi sicuramente psicologicamente e questa immagine rappresenta un po' la libertà, quindi oltre al fatto che rispecchia il colore del gatto, quindi l'autonomia e l'indipendenza, sta a rappresentare anche, come dire, l'apertura perché ho preso il volo, altra parola. Power word che ho usato nella mia storia a novembre e quindi mi ha permesso di scoprire appunto nuovi aspetti e nuovi lati della vita e del mondo. Come proseguire nel mio percorso di storia? Quindi chi sono? Dopo la mia laurea in giurisprudenza ho iniziato ad applicare, quindi mi sono speso nel mondo del lavoro, ma avendo fatto anche l'Erasmus durante il mio percorso di studi universitari, quindi ho scoperto cosa significa andare all'estero, viaggiare. Nel 2019 ho scoperto Master Europei e quindi ho deciso subito di partecipare. Sono anche io un corsista del bando Pass Laureati e quindi mi ritrovo adesso qui. Dopo aver finito il Master, in quanto ex studente del Master in Human Resources, mi ritrovo a collaborare, quindi ho applicato per la posizione da collaboratore WeJobs e mi ritrovo a collaborare con Master Europei. Chi sono adesso? Sono il vostro HR mentor, quindi come potete vedere la mia passione per le risorse umane è nata da un po' di tempo e continuo tutti i giorni a coltivarlo. Il mio obiettivo è dare conoscenza. Siamo università, come diceva il prof, quindi cerchiamo di istruirvi. Quindi maggiormente, quindi parliamo di un master, e soprattutto nel mio caso cerchiamo di promuovere le vostre potenzialità individuali, come? Attraverso la realizzazione di un percorso di apprendimento. Il fine, in quanto collaboratore, quindi mentor ambassador, al fine di instaurare delle relazioni durature nel mondo del lavoro. Lo facciamo a partire un po' chi ha fatto le lezioni in questi giorni sul bilancio di competenze ha capito di cosa stiamo parlando, no? Quindi stiamo iniziando un percorso di orientamento per conoscervi, per conoscerci e partiamo proprio analizzando i vostri obiettivi professionali al fine di guidarvi e facilitarvi al cambiamento.
per mezzo quindi di alcuni incentivi, quindi dei metodi, strategie, come diceva Nicola, no? Parlava di personal branding, personal strategy, incentivando quindi la vostra crescita professionale e soprattutto il vostro job mindset. Per me questa è davvero la parola più bella e rappresentativa del master, attraverso un metodo. Diamo conoscenza, quindi vi diamo, cerchiamo di trasmettervi il nostro metodo in vista di un collocamento nel mondo del lavoro, perché come diceva il professore, noi vi diamo formazione, vi diamo conoscenza perché il nostro obiettivo, o meglio, crediamo che dandovi una conoscenza superiore possiate entrare nel mondo del lavoro. Attraverso anche quindi il mio supporto lo potete avere anche nella redazione dell'ottimizzazione del vostro profilo LinkedIn. Chi ha partecipato alla prima e alla seconda call ha visto e soprattutto anche riscontrato i progressi dell'ottimizzare strategicamente il LinkedIn, perché alcuni sono stati già contattati oppure hanno visto che il loro profilo stava riscuotendo tanto successo. E anche, questa sarà una fase successiva che abbiamo anticipato, attraverso la cura dei dettagli del vostro curriculum o del vostro resumé. Supporto anche i corsisti nella didattica e per ultimo, questo è uno step successivo, quello riguardante la burocrazia, ovvero la compilazione della documentazione stage lavoro. È un aspetto che approfondiremo nel prosieguo dei prossimi mesi, quindi sappiate già che potete affidarvi a me o comunque a contattarmi. Grazie mille Andrea. E quindi proseguiamo col colloquio che viene gestito dai Mentor Ambassador in cooperazione con WeepJobs. E quindi se vi comportate o bene o male, o siete bruchi o crisalidi oppure farfalle, a seconda dell'impegno che ci mettete. Potete prendere un cartellino verde o un cartellino giallo, molto telegraficamente. Di che cosa si tratta, Andrea? Sì, certo. Allora, a cosa si tratta, ragazzi? Perché questi colori e come ci si può entrare in questa categoria di colori? Next Prof, così partiamo con la spiegazione. Bene, nel gruppo verde sono chi rispetta le scadenze, generalmente o in buona parte, mostra interesse per le attività di coaching e orientamento, che abbiamo già iniziato, soprattutto l'orientamento, richiede supporto e assistenza costanti. E soprattutto nutre tanto interesse nell'essere aiutato, comprende autonomamente quando non si sta facendo abbastanza sul piano della ricerca lavorativa, non è polemico, ma dà solo dei feedback costruttivi, perché noi diamo conoscenza, ma anche noi vogliamo ricevere dei feedback, quindi non siamo il top, ma noi nutriamo giorno dopo giorno e vogliamo crescere giorno dopo giorno con voi. E soprattutto aver provato, nonostante i numerosi impegni, e sono testimone del fatto che durante il master si hanno davvero tanti impegni, che riescono appunto a svolgere, si riescano a svolgere le attività assegnate. Nel gruppo giallo, la causa di inserimento in questa lista potrebbe essere prodotta anche da una sola delle seguenti voci, che potete vedere qui nella slide. Come quindi? Quindi non rispettando le scadenze, mostrando disinteresse per le attività di coaching e orientamento, scarse richieste di supporto e assistenza, riluttanza ad essere aiutati, dare la colpa agli altri dei propri insuccessi sulla ricerca del lavoro. Ecco, questo aspetto mi auguro davvero, ragazzi, che non venga proprio contemplato, perché nel job mindset questo è fondamentale, non come lamentarsi dei propri insuccessi, oppure essere polemico o giustificarsi del non aver mai tempo per le attività assegnate. Il duro lavoro, ragazzi, si sa, paga sempre, ripaga sempre. Bene, prof, queste Ok, sono le. passiamo la parola, grazie Andrea, passiamo la parola a Cristiano, l'altro mentor ambassador, se lo volete whatsappare, a più 48 735 153 349. Chi sei, Cristiano?
Allora, innanzitutto, prima di dire sì, chi sono? Chi sono? Sono un mentor ambassador, quindi uno di due mentor ambassador di Master Europei, quindi mi occupo insieme ad Andrea e insieme anche a Nicola di supportarvi nella conoscenza di voi stessi e quindi anche nel mondo del professionale. Diciamo che prima di introdurre me stesso faccio una breve carrellata di quelle che saranno le ore di soft skills, o meglio dire di job mindset, all'interno del programma Master Europei. Quindi a dicembre e gennaio avete fatto oppure dovete ancora fare il colloquio con Carla e successivamente 2 ore in cui ci occuperemo in parte del colloquio LinkedIn e in parte dell'introduzione al bilancio delle competenze che stiamo facendo proprio in questi giorni. Successivamente ci saranno 9 ore di didattica di soft skills online perché abbiamo deciso di anticipare la fase online a quella all'Uniba che ci sarà a partire dal 19 marzo, in cui ci saranno altre 9 ore di soft skills per poi supportarvi nella redazione del CV e del resume nella fase in Inghilterra per approdare poi in Polonia per diciamo le lezioni di intelligenza darwiniana che vi permetteranno di evolvervi sostanzialmente, quindi magari di passare dallo stato di bruchi a quello di crisaliti per giungere infine a quello di farfalle, come già hanno detto le psicologhe e così via. In seguito poi queste lezioni di Darwin Up saranno propedeutiche alle finale di soft skills e quindi dovete saper improvvisare col professor Giovanni, il quale farà di tutto per mettervi in difficoltà. Per poi, ovviamente, a seconda dell'offerta scelta, avrete 8 oppure 4 ore di mentoring one to one con Whip Jobs. Ci saranno infine una serie di simulazioni di colloqui di lavoro, dei workshop tematici e dei colloqui individuali con le psicologhe del lavoro. Per un totale di fino a 108 ore, quindi c'è Fino a veramente. 108 ore. E poi c'è tanta roba perché c'è Cristiano. Chi sei, Cristiano? Allora, io innanzitutto sono laureato in lettere e filologia moderna. Successivamente ho scelto il master in risorse umane perché sono proprio appassionato dei rapporti sistemici tra le persone. Per cui adesso mi trovo, diciamo, attualmente sono un HR Mentor Ambassador presso Master Europei e mi occupo quindi di, diciamo, di instaurare relazioni durature anche con voi e guidarvi sostanzialmente in questo lungo percorso che stiamo affrontando insieme. Diciamo che vi racconto brevemente quella che è la mia storia, una storia che secondo me può essere suddivisa in tre fasi, quella di bruco, quella di crisalide e infine quella di farfalla, come hanno già parlato abbondantemente di psicologi. Diciamo che io inizialmente, tanti anni fa, ero un nerd, quindi ero interessato solo e esclusivamente a giocare ai videogiochi, non mi interessava nient'altro. Però col tempo cominciai a percepire un vuoto dentro, un vuoto che colmavo mangiando tanto cibo di quantità e non di qualità. Ho sempre avuto però una forte sensibilità nei confronti degli animali, quindi proprio per questo motivo ho deciso di eliminare ogni prodotto animale dalla mia dieta. Sono ormai 13 anni che io sono vegano e quindi questo ha colmato quel vuoto. Quindi in questo momento io mi sono sentito un po' una crisalide, se vogliamo, una crisalide, quindi mi sentivo ancora sospeso tra la terra e il cielo, per poi decidere infine di iniziare a viaggiare per l'Europa ed atterrare in particolare a Cracovia ed essermi a tutti gli effetti innamorato della Polonia. L'anno successivo, infatti, conobbi il professor Giovanni per poi nel 2020 frequentare questo master ed entrare a far parte di questo team assolutamente molto molto energico. E quindi sono adesso qui per cercare di infondere in voi tutta quella conoscenza e tutto quello spirito di empatia e di forte umanità che ho riscontrato nei master europei. Grazie mille Cristiano, e quindi facciamo bene a ribadire che noi siamo qui per elargire conoscenze, in quanto siamo università e in connessione con quello che hanno detto gli psicologi, andiamo poi a delineare sia i compiti dei psicologi all'interno dei master europei e sia il compito del mentor ambassador, quindi una ripartizione di competenze. È fondamentale sarà poi certificare
se voi commettete, per esempio, degli orrori o degli errori. Come vedete dai prefissi, gli orrori sono ostativi perché siete resistenti al cambiamento. È un tipo di tipologia di corsista che esiste e che va gestito in un certo modo. Oppure ci sono gli errori, quindi gli evolutivi, e quindi anziché rimanere sempre bruchi, vogliono trasformarsi in crisalidi e poi in farfalle. E quindi sono evolventi e quindi vanno gestiti in un altro modo. Entrambi possono arrivare tranquillamente alla dolce metà professionale, soltanto che si tratta di due tipologie differenti di corsista, per cui i psicologi ci aiuteranno nel tempo a classificare i nostri studenti secondo le due categorie e secondo il loro criterio soggettivo. Quindi, Paola, per esempio, noi abbiamo individuato la categoria del frate cercatore nella ricerca del lavoro. Chi è questo frate cercatore? Allora, il frate cercatore è una categoria di studenti dove va alla ricerca di moltissime figure professionali. Più che altro utilizza la legge dei grandi numeri, cioè va ad inviare tantissimi curricula senza criterio, senza modificare neanche la job description, il job title. E nel momento in cui manda tantissimi curricula, questo può avere davvero delle conseguenze negative, in quanto molti recruiter potranno ritrovarsi la stessa persona nei loro database e in questo caso verranno scartati. Questa figura del frate cercatore, in qualche modo può autosabotarsi perché viene visto come una sorta di bisognoso che, non è realmente interessato a quella figura lavorativa, ma va bensì a cercare una qualsiasi figura lavorativa. Per esempio, è quella tipologia di studente che va ad inviare magari in una azienda come Salmoiraghi e Viganò 6 o 7 curricula per magari quelle 7 posizioni. E peraltro Però tutti uguali, sì, sono tutti uguali, senza andare a modificare. In questo modo verrà del tutto scartato, entrerà in una sorta di blacklist. E in questo modo il team di noi psicologi potremmo intervenire per cercare di migliorare quello che è il processo, ovvero non utilizzare più quella sorta di legge dei grandi numeri. ok, E questo lavoro. andiamo per gradi, Paola, perché vogliamo usare questa metafora. Il frate cercatore può essere paragonato, per esempio, a quel ragazzo che a ogni festa che va si deve proporre a tutte le ragazze. E quindi, se il frate cercatore va a questa festa, si propone a Luisa, Francesca e a Sabrina, e da tutte quante prenderà un sonoro rifiuto. Qual è, tra virgolette, il vantaggio di questa situazione? Che comunque il frate cercatore potrà fare la vittima, quindi povero me, nessuno mi vuole, e quindi andare su Facebook e ricevere attenzione. È una scelta che noi rispettiamo, e comunque lui crede che proponendosi a tutti quanti per la legge grandi numeri, alla fine qualcuno gli dirà di sì. In realtà troverà molto spesso, anzi quasi sempre, delle porte chiuse. Quindi Sì, questo. perché sì, c'è questo grande bisogno di approvazione, di feedback esterno e anche di vittimismo che caratterizza questa tipologia di studente. Quindi il risultato è il rifiuto, che è pur sempre un Rifiuto. risultato che noi chiamiamo numericamente zero, ed è un orrore, perché il frate cercatore, se usa male la legge dei grandi numeri, è destinato a prendere sempre dei rifiuti sistematicamente, e quindi pur muovendosi, in realtà rimane sempre fermo e quindi è suscettibile al principio di resistenza, cioè resiste. Il mondo ce l'ha contro di me, tutte quante mi dicono di no, e quindi lui resiste.
Se questo pratico cercatore, questo ragazzo, venisse da noi per esempio gli potremmo proporre di cambiare strategia e dire: guarda, andiamo a una festa nuova dove ci sono delle ragazze nuove, e anziché andare a corteggiare tutte queste ragazze, tu ne scegli una. Già dicendo questo lo metti in difficoltà, perché lui vuole bussare a tutte quante le porte. In realtà il primo sforzo per trasformarsi da bruco a crisalide, se uno lo vuole, è capire, conoscere che esiste una strategia differente, e quindi sceglierne solo una e curarsi solo di questa. Quindi, in questo caso, che cosa può succedere, Paola? Che fate per il ricercatore, su nostro consiglio, da lui accettato insieme a noi, va alla festa e si propone ad una soltanto ragazza, in questo caso per esempio M, cioè Maria. Ed è anche molto possibile che anche facendo così si becchi un Un rifiuto. rifiuto, In certo. questo caso il frate cercatore sicuro verrà da me e te per dire: vedete, io prima bussavo tutte le porte e prendevo rifiuti. Ma ho seguito la vostra strategia, ne ho corteggiato solo uno e ho avuto un rifiuto. In realtà, in questo caso, si sta trasformando in crisalide, perché sta ponendo in essere una strategia, quindi si sta inserendo su una programmazione temporale completamente differente. Perché che cosa può succedere? 2 mesi dopo va a una festa dove ci sono più o meno le stesse ragazze. E stavolta con perseveranza, quindi con una strategia, decide di mettere da parte quella che l'ha rifiutata, cioè Maria, quella vestita in verde, e comincia a proporsi ad una nuova ragazza, Laura. Qui che cosa potrebbe succedere, Paola? Visto che anche tu sei una ragazza e magari hai avuto dell'avance, che succede in questa scena? Allora, in questa scena che cosa succede? Che magari la ragazza, in questo caso Laura, quella bionda del centro, in qualche modo potrebbe sentirsi quasi una privilegiata, nel senso che ha visto già che precedentemente questo ragazzo ha corteggiato in esclusiva la ragazza precedente, quindi in qualche modo potrebbe dargli una sorta di chance ed accettare questo corteggiamento, perché ha visto che effettivamente non ha corteggiato tutte le ragazze, ma solo lei in particolare, quindi le può dedicare in qualche modo del tempo e magari può succedere qualcosa di positivo. Questo anche per quanto riguarda il mondo del lavoro, potrebbe succedere la stessa identica cosa, Paola, qui un'evoluzione. con la strategia giusta il frate cercatore può trovare la sua dolce metà anche sentimentale, perché in questo caso la ragazza avrà apprezzato il fatto che si è proposto ad una sola persona, e magari anche l'altra ragazza di prima, agli occhi di Maria, sarà aumentato anche di valore la proposta del frate cercatore, che è stata accettata dall'altra ragazza che abbiamo chiamato Laura. Ok, quindi Certo. andiamo a vedere ora la differenza tra l'orrore e l'errore, cioè che appare superficialmente sono degli errori. Comunque ci sono degli errori di resistenza e che chiamiamo orrori, e degli errori di evoluzione. Primo scenario, abbiamo l'orrore, cioè ostativo al cambiamento, resistente al cambiamento, per cui tu ti rifiuti di cambiare e quindi avrai sempre lo stesso risultato che noi numericamente chiamiamo zero, che comunque matematicamente è sempre un risultato. E voi psicologi dovrete certificare, secondo la vostra scienza e coscienza, se il ragazzo cade in questo scenario oppure in questo scenario successivo, cioè quello del errore evolutivo, e cioè capire che si è bruchi e che si potrebbe diventare crisalidi, seguire una strategia e diventare farfalle. E quindi qui ci troveremmo di fronte a un secondo scenario. Sia nel primo che nel secondo scenario si può trovare il lavoro, soltanto che andrà a cambiare il tempo di incubazione,
Perché se tu applichi un principio di resistenza, probabilmente la ricerca del lavoro sarà più lunga, mentre se applichi un principio evolutivo e quindi l'intelligenza darwiniana, molto probabile che il tempo di incubazione e la ricerca del lavoro sia più basso. Quindi resistere o evolvere? Guardiamo un attimo questo grafico, poi lasciamo commentare le altre due slide a Paola, ai mentor ambassador o anche a Carla se vuole intervenire. Quindi il dubbio ametico è resistere o evolvere? Sono tutte e due delle posizioni degne di attenzione. Noi vogliamo soltanto conoscerle e farle certificare dagli psicologi. Inviare 1000 CV e ottenere 0 risultati significa resistere. Inviare pochi CV e di qualità significa evolvere e avere maggiori chance di essere assunti e soprattutto di essere assunti dove vuoi tu. E quindi, Paola, andiamo a vedere, Paola e ragazzi di WeJobs, Andrea, Cristiano. Come andiamo a trattare la categoria del resistente? Paola, tu come ti comporterai? Allora, nel momento in cui io e Carla ci troveremo davanti uno studente resistente, accerteremo che lo studente è resistente al cambiamento e in questo caso lasceremo il campo ai nostri mentor ambassador, che aiuteranno in qualche modo lo studente a trovare quella che sarà la giusta collocazione professionale. Magari tutto questo impiegherà molto più tempo, avrà più che altro un'incubazione a medio e a lungo termine, però sarà Comunque, possibile Paola, per lo studente quindi trovare Paola, il suo posto. tu ci certifichi che secondo la tua scienza e coscienza il ragazzo è resistente, quindi è conoscenza e noi trasmettiamo, secondo questa procedura, questa informazione a WeJobs, a questo punto è Mentor Ambassador, a questo punto che voi fate, Andrea, Cristiano, che fate? Sì, quindi noi ne prendiamo atto, è comunque una posizione, come diceva il professore, quindi cercheremo di aiutarvi nella nostra attività di mentoring a trovare la giusta collocazione professionale, cioè lavoreremo a braccetto, gomito a gomito, per cercare di soddisfare, diciamo, le vostre esigenze, comunque cercare di trovare la vostra collocazione, quello che preferite, quello che gradite. Sappiate però che a nostro parere, comunque l'essere resistente potrebbe però comportare un tempo di incubazione più lungo, quindi bisogna partire sicuramente da una consapevolezza, da una, come dire, una coscienza personale e quindi essere pronti a poter lavorare insieme e quindi poter raggiungere, come dicevo prima, la vostra posizione professionale. Giusto, Cristiano? Assolutamente, anche perché è importante comprendere come nessuno abbia bisogno del bisognoso, nel senso che noi dobbiamo renderci appetibili alle aziende per le quali applichiamo e quindi con l'aiuto, primo step degli psicologi, secondo step di WeJobs, quindi noi di WeJobs, aiuteremo a capire chi siamo effettivamente e successivamente sperare di essere appetibili, non inviare 1000 curriculum, inviarne 10 che possano avere un riscontro positivo o magari possiamo essere noi stessi a essere contattati dal possibile recruiter. Sì, e poi andremo ad approfondire questa tematica che sicuramente i ragazzi ci chiederanno, ma ci fate altri esempi di ragazzi resistenti? Per esempio, il ragazzo di giurisprudenza che si iscrive al banking e che si rifiuta di studiare le materie di economia. È chiaro che si limita anche nel mondo del lavoro, perché lui ci viene a dire, trovatemi il lavoro in banca in cui non c'entra niente dell'economia, la banca è un ente economico. Si può trovare lavoro? Sì, soltanto che è solo in ambito giuridico e qui potrebbe essere l'ufficio legale oppure quello della compliance. È chiaro che ti stai riducendo le possibilità e quindi il tuo tempo di occupazione può essere più lungo. Comunque noi rispettiamo la tua scelta di resistente, la certifichiamo e quindi una volta certificata la scelta
del resistente, noi ne prendiamo atto e finisce il lavoro dello psicologo del lavoro. E ora vediamo l'altro scenario, e cioè chi decide di evolvere. Se tu, Paola, ti accorgi che il ragazzo vuole diventare crisalide e farfalla, che cosa fai? In questo caso accerto che lo studente accetta il cambiamento e lo seguiremo nel suo processo. È molto probabile in questo caso che invece il tempo di incubazione sarà molto più breve. Lo studente in questo caso riuscirà a raggiungere al meglio i propri obiettivi e a evolversi in qualche modo e saranno i mentor ambassador ad aiutare lo studente a trovare la giusta collocazione professionale. Anche in questo caso sarà accertato. Andrea, Cristiano, secondo voi perché è più facile che trovi la dolce metà professionale più velocemente questa categoria di persone? Sì, io mi ricollego un po' all'esempio fatto dal prof, no? Ad esempio, io sono uno studente laureato in giurisprudenza. Una persona potrebbe pensare che il laureato in giurisprudenza debba continuare per forza con la carriera legale. In un certo senso anche io sono un po' evolvente, anche se mi direte voi, sì, ma la laurea in giurisprudenza effettivamente vi apre a vari settori, senza ombra di dubbio. Quindi però cosa ho fatto? Ho deciso di, diciamo, applicare nel mondo delle risorse umane, un po' per interesse, un po' per passione, e quindi noi, una volta che il nostro team di psicologi ci certificano e ci accertano che voi siete aperti all'evoluzione, quindi siete aperti a volare, bene, in questo caso noi ci impegneremo sempre insieme a cercare una giusta collocazione professionale, quindi si andranno ad analizzare un po' i vostri interessi, i vostri obiettivi, i vostri valori professionali e cercheremo di trovare una collaborazione adatta, scusate, una collocazione adatta. In questo caso, quindi, più si apre il ventaglio, più è probabile che il tempo di incubazione, diversamente dal resistente, possa essere più breve. Vero, Cristiano? Sei Sì, è d'accordo? proprio questo il motivo per cui quest'anno noi abbiamo introdotto il bilancio delle competenze. Alcuni di voi già hanno cominciato in questo percorso, perché poi conoscere noi stessi ci permetterà anche di capire che cosa vogliamo. Se un ragazzo, ad esempio, ha il sogno di vivere e lavorare in Polonia nell'ambito che so, del digital marketing o nell'ambito delle risorse umane, sa già cosa vuole e noi riusciamo meglio a convogliarlo verso quella realtà. Invece, un ragazzo totalmente defocalizzato, ci risulta difficile trovargli una sistemazione nel breve periodo. Ok, e quindi abbiamo definito le competenze tra gli psicologi e i mentor ambassador. Gli psicologi devono primariamente stabilire se i ragazzi sono resistenti o evolventi. Una volta che hanno dato questa conoscenza ai ragazzi, a noi e ai mentor ambassador, sulla base di questa conoscenza poi vengono poste in essere le relative procedure per il pronto collocamento nel mondo del lavoro. Noi prevediamo che il resistente possa impiegare più tempo e l'evolvente meno tempo. Vi ringrazio tanto, approfondiremo questo argomento anche la prossima volta e passiamo ancora con la presentazione dello staff. La nostra English Ambassador Laura Semeraro, che si trova in questo momento in Puglia, che potrebbe avere delle difficoltà di collegamento. Comunque, andiamo a trovare. Ciao Laura, ci sei? Chiedo alla regia se è in collegamento Laura, che ci aveva già preannunciato che avesse dei problemi di collegamento e quindi l'avete già conosciuta in altre situazioni. Laura, la nostra English Ambassador, tutto ciò che riguarda l'inglese e l'Inghilterra, rivolgetevi a lei, whatsappatela al più 39 320 362 0397 e lei che ha riordinato il test d'inglese,
il test inglese 1, il secondo e primo il colloquio di inglese con Sonia Bonk. Vi porterà mano nella mano per tutto il programma di English Turbo, che come vedete per la modalità first ha quasi 148 ore, passando il primo colloquio, il corso d'inglese, lezioni online, lezioni all'Università di Bari, a Colchester in Polonia e poi 12 ore in inglese in Irlanda. Un programma davvero molto ricco in cui abbiamo poi diviso i ragazzi in tre gruppi a seconda del loro livello linguistico. Quindi come stanno qui le cose, Lucia? Eccomi, non so se mi vedete. Sì, eccoci qui. Scusate, ho appena citofonato a casa. Allora, sì, abbiamo suddiviso i ragazzi in tre gruppi, quindi arancione, verde e azzurro. Vi ricordo che il precorso è già iniziato, è facoltativo, gratuito per quanto riguarda coloro i quali hanno acquistato il Master in First a pagamento per Business ed Eco. E vi ricordiamo che se volete partecipare al precorso e non siete all'interno di questi gruppi WhatsApp, di insomma mandarci un messaggio. Condividiamo con voi un foglio prenotazioni per quanto riguarda le lezioni. Vi consiglio sempre di non cambiare, anche perché andremo a impostare noi le lezioni e al massimo nei nostri gruppi WhatsApp andremo ad appurare i cambiamenti e di conseguenza andremo ad apportare le modifiche. Ok, grazie mille Lucia. E ora vi presentiamo il nutritissimo team di Master Europei. E ci sono i PR, i social media manager, Momo Paolo Castoro e Noemi Milani. Momo Salve. ha avviato il webinar. Chi sei, Momo? Allora, io appunto, già presentato, sono Momo, all'anagrafe Turco Giacomo Luigi. Ho una laurea triennale in scienza comunicazione, una magistrale in comunicazione pubblica, economica e istituzionale, e poi ho effettuato un master appunto con Master Europei in web marketing e social media. Quindi a questo punto sono arrivato al mio obiettivo, ovvero essere un communication specialist. A livello lavorativo sono stato speaker per 4 anni e mezzo, potete anche leggerlo, della web radio dell'Università di Salento, Radio Wow, con un mio programma chiamato Uomo Rendero, cui trattavo cinema, serie TV, anime, manga e videogame. Contemporaneamente facevo anche il grafico pubblicitario freelance, l'ho fatto per circa 3 anni, anche 3 anni e mezzo in realtà, e attualmente sono il social media marketer e manager di Master Europei, quindi mi occupo della grafica, mi occupo non so, su Facebook mi occupo del Facebook, mi occupo delle pubblicità, eccetera, eccetera, e poi anche per quanto riguarda la creazione di contenuti fotografici. E molto Esatto, probabilmente, forse da quest'anno diventi pure prof, vero Momo? anche docente per quanto riguarda appunto i Sicuramente social media. puoi dare conoscenza nell'ambito del web marketing e soprattutto un sapere pratico. Esatto. Insieme a Momo collabora il nostro copywriter Paolo. Sono in ascolto, magari ignorano che cosa sia il copywriter. Che fa il copywriter, Paolo? Allora, il copywriter si occupa essenzialmente della parte scritta, del copy appunto, della comunicazione online e quindi in questo caso insieme a Momo realizzo i contenuti che poi vengono pubblicati quotidianamente, regolarmente sui canali social ma poi anche mi occupo della comunicazione via email e adesso stiamo anche lavorando sul sito. Quindi il copywriter si occupa essenzialmente di comunicare quella che è l'esperienza che Master Europei vuole offrire agli studenti, che sta offrendo, che ha offerto agli studenti, e al contempo anche i suoi valori, proprio per mettere in pratica quella che è la sua filosofia, cioè quella di basare qualsiasi scelta, qualsiasi decisione sui valori di base, su una filosofia di base. Paolo, tu sei laureato in filosofia, vero? All'Università di Esatto, sì. Bari. All'Università di Bari, sì. E infatti, Anche tu dal nostro vivaio, bravo, bravo. sì, infatti c'è stato in questo senso un
pienissimo allineamento dei valori, per ritornare sempre su questo tema, su questa parola, tra quella che era la mia formazione, una formazione filosofica, e quella che era la filosofia di Master Europei, che è incentrata su una domanda che è essa stessa filosofica, la domanda del chi sei, che è una domanda che ha una valenza, come dicevo, filosofica, ma non per questo astratta, perché poi si concretizza in una serie di scelte, di decisioni, che determinano la vita quotidiana e anche la felicità, la soddisfazione in vari campi, tra cui anche Ciao, quello appunto una della vita. domanda filosofica. Tu ti senti, tu sei un copywriter? In che senso? Cioè, quello che fai rispecchia il tuo essere? Sì, nel senso che quello che faccio è comunicare. Riprendendo questa sorta di oroscopo creato da Master Europei, questo dei segni, il mio segno è quello dell'animale del cane, e quindi è un segno che è aperto alla relazione, ma soprattutto alla comunicazione. Il copywriter fa comunicazione e al contempo quello che faccio io nello specifico è comunicare quella che è la visione di Master Europei, che è incentrata proprio sullo sviluppo del talento. E quindi ha una fortissima connotazione anche di sviluppo del capitale umano. E io avendo anche una formazione in risorse umane, che è un altro elemento legato anche appunto alla questione del cane, sicuramente mi sento molto allineato rispetto a quello che faccio, perché faccio quello che esattamente il mio segno mi porta a essere. Paolo, quindi magari ci inventiamo anche un corso per web marketing, scrivere per relazionarsi, eh? Poi magari ci pensiamo. Grazie mille Paolo per la tua testimonianza. È la Grazie new entry, la nostra PR intern, nel senso sia di internship, cioè di stage, e sia nel senso di intern, cioè che si occupa degli affari relazionali interni a Master Europei. Se volete contattarla al più 39 080 840 7961. Ciao Noemi, chi sei? Ciao prof, grazie, ciao a tutti i partecipanti. Io sono Noemi, sono l'ultima acquisita di Master Europei, sono calabrese, ho 24 anni e sto facendo l'Erasmus per giovani imprenditori qui a Master Europei. Il mio segno è quello del cane, però ha anche l'ascendente giraffa. Sono quindi fatta per lavorare in un team nel quale è presente anche l'elemento dell'innovazione. È sicuramente per questo che poi ho attratto nella mia vita l'esperienza di Master Europei, per l'idea del social circle, il concetto di oltre l'assunzione, risuona molto con quella che è la mia personalità e i miei valori professionali. Qui quindi aiuto a sviluppare le relazioni interne, appunto tramite facendo appunto l'Erasmus per giovani imprenditori. Adesso vi illustro brevemente qual è stata la mia esperienza sia di studio che percorso professionale. Durante il mio percorso di studi ho avuto qualche esperienza lavorativa, ho lavorato come archivista per un museo universitario, sono stata anche a Barcellona per fare Costamerche nel patronato ACLI. E nel momento in cui poi mi sono laureata in scienze politiche, l'ho fatto durante il lockdown, quindi l'ho fatto in smart working, e questo in realtà mi ha acceso una lampadina sull'importanza della digitalizzazione nell'era in cui ci troviamo. Quindi quello che poteva apparire un problema, la laurea in smart working per me è diventato un'opportunità, perché è proprio su quest'idea che poi ho creato il mio piano di business che mi ha permesso di fare l'Erasmus per giovani imprenditori. E quindi ho poi inseguito questa idea di digitalizzazione, ho fatto dei piccoli corsi online e nell'attesa appunto di fare esperienze appunto ho fatto questi corsi online. Ma così sono atterrata poi a quella che è stata l'altra mia esperienza lavorativa ad Atene, in cui ho fatto la content creator per un'associazione, la Hellenic Youth Participation, e appunto grazie a un altro progetto Erasmus, che è il Corpo Europeo di Solidarietà.
E adesso invece sono qui a fare l'Erasmus per giovani imprenditori qui a Master Europei, in questo team pieno di energia. E quindi il valore del progetto Erasmus per me, per la mia esperienza professionale, è stata proprio questa, perché sì, io sono stata a Barcellona a svolgere il periodo di tirocinio, sì, ho fatto l'esperienza ad Atene, adesso mi trovo qui a Varsavia. Quindi a dare il mio contributo qui a Master Europei nella gestione social e nella redazione anche reportistica HR. E per questa ragione, il motivo per il quale potreste avere bisogno di me e contattarmi è proprio quello di poter sfruttare, se avete dubbi, anche sulla pagina IG, in quanto collaboro per la pagina Instagram di Master Europei, ma anche per quanto riguarda il progetto Erasmus, in quanto ne ho fatti diversi, potete appunto, sono disponibile su WhatsApp al 0808 407961. Grazie mille Noemi. Ciao. Vediamo i nostri assistenti amministrativi, Lucia, Maralina e Sabrina Lecce. Oggi abbiamo solo Lucia. Lucia, chi sei? Qui ti conosciamo un po' tutti, magari di qualcosa di te che è ancora sconosciuto agli altri. Ok, cosa dire ragazzi? Magari il mio percorso di studi e il mio percorso professionale. Sono laureata in marketing e comunicazione d'azienda presso l'Uniba. Dopo la triennale volevo cambiare, volevo conoscere il mondo, quindi ho frequentato una scuola d'inglese a Dublino. Sono ritornata in Italia, subito dopo sono partita con Master Europei, ho frequentato e concluso il Master in Web Marketing e Social Media. Dopodiché ho iniziato a lavorare, ho lavorato a Cracovia per un anno intero in una business, sostanzialmente in una corporation in ambito business travel. Sono ritornata in Italia, ho iniziato il mio percorso e quindi sono laureanda magistrale in strategia d'impresa al Polo Ionico di Taranto, che conoscerete tutti quanti. E niente, ho iniziato da più di un anno ormai a collaborare con Master Europei. Sapete che sono, tra virgolette, io mi definisco il primo punto di attracco, quindi ci siamo sentiti tutti telefonicamente. Mi occupo sostanzialmente di vendite, quindi gestisco tutto il team delle vendite, delle promozioni sostanzialmente di Master Europei e poi tutto il lavoro sostanzialmente di pulizia dei database sostanzialmente che ci arrivano, quindi pulizia contatti e tutto quanto. Quindi questa sono io che magari insomma qualcuno non mi conosceva sotto questo punto di vista. Ok, insieme a te collabora anche Sabrina, la nostra formichina, la conoscete un po' tutti, se volete WhatsApparla al 351-859-0727, se volete chiamare Lucia 351-635-5152. Tutti in fondo abbiamo il tutor perché vogliamo una persona specializzata per i master in banking in Wrocław e quindi abbiamo reclutato un ex studente del banking, il siciliano Giuseppe, che anche lui aveva problemi di connessione e quindi è difficile con lui il collegamento e quindi se lo volete contattare i ragazzi del banking, contattate pure Giuseppe al più 39 392 492 1395. E quindi avete visto una ricchissima squadra. Ora, cui sono orgoglioso, eh? Se siamo veramente in tanti, c'è una bella energia. Abbiamo creato all'interno di Master Europei e qui a Varsavia stiamo lavorando per voi un social circle, quindi questa bella energia inclusiva che include tutti noi e che vuole far includere tutti voi, soprattutto in questo periodo
di pandemia in cui i circoli sociali sono stati letteralmente distrutti. Noi stiamo creando uno davvero molto forte, davvero molto attraente e vi vogliamo coinvolgere. Come vogliamo coinvolgere con la certificazione Cambridge che è andata davvero bene, 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 oltre agli iscritti di Certified English, avete tre tipi di certificazioni a cui partecipare: il first, l'advanced e il proficiency. Sto facendo la parte di Laura, l'English Ambassador, perché in questo momento ha problemi di connessione. Come abbiamo ricavato il corso Cambridge? Dando la possibilità al studente di sostituire le ore di English for Jobs interview aggiungendo quelli Certified English, quindi con questa operazione qua. Come si svolge il corso? L'abbiamo spiegato la scorsa volta, ci sono 72 ore, quindi 12 in più rispetto a quelle previste, che quindi andranno pagate a parte queste 12 ore. Cominciamo a febbraio con le 12 ore del percorso introduttivo che avviene online, 48 ore che avvengono poi in aula a maggio e giugno, questo per quanto riguarda la first, e le 12 ore in presenza del training booster per un totale di 72 ore. Per tutte queste informazioni rivolgetevi a Laura, la nostra English Ambassador, che ci raggiunge dopodomani qua a Varsavia, quindi avrà una connessione affidabile, scrivendo al WhatsApp 320-362-0397. E le 12 ore in più vanno pagate, per cui abbiamo le seguenti offerte. Quindi per chi è nella first, siccome è già passato il 31 dicembre e quindi ha perso la prima promozione, paga il prezzo intero di 180 euro. Se poi vuole aggiungere anche il pagamento dell'esame Cambridge, che costa intorno ai 200 euro, paga 380 euro. Il pagamento deve essere fatto entro fine mese, cioè entro il 31 gennaio, perché poi dobbiamo costruire i gruppi e il corso parte a febbraio. L'offerta business la vedete, ormai è scaduto il 31 gennaio, per cui potete fare soltanto la versione online pagando 280 euro. Oppure, anziché fare un mese in Polonia, ne aggiungete un altro e quindi pagate 1000 euro fino al 31 gennaio 2020 e dal 1 febbraio 1200 euro se decidete di stare un mese in più in Polonia. Senza esame, l'offerta è la seguente: 900 euro anziché 1000 fino al 31 gennaio del 2020, 1000 euro a partire dal 1 febbraio del 2021. L'offerta business quindi viene ritagliata in questa maniera: si comincia con le 12 ore online, le 21 ore in aula a maggio in Polonia e poi, a seconda dell'opzione che scegliete, fate le ore online oppure le ore in aula in Polonia, sempre per un totale di 72 ore. L'offerta business in Polonia comporta il prolungamento, quindi la permanenza in Polonia e anche la copertura dei prezzi di alloggio e vitto alla mensa universitaria nei giorni di lezione e la possibilità anche di prendere parte alle attività didattiche dei propri master. Quindi un'offerta veramente fatta in amicizia. L'offerta eco, cioè quelli che fanno soltanto 24 giorni in aula, è quella di cambiare l'impostazione del General English e fare le ore del Cambridge e quindi fino al 31 gennaio il prezzo è di 250 euro. Dopo il 1 febbraio il prezzo è di 280 euro. Qui come vedete l'offerta eco è che è prevalentemente online salvo le 2 settimane che si fanno in Polonia in cui i ragazzi dell'ECO24 fanno le lezioni del Cambridge in presenza. Contattate quindi Laura per guardare la brochure. E concludiamo questo webinar, prima delle domande, con l'offerta che probabilmente già conoscete, porto un compagno di viaggio, sapete che ci sono i finanziati della regione e che quindi pagano il prezzo pieno,
quelli che sono disposti a pagare subito, siamo disposti a dare uno sconto e quindi a dare un prezzo scontato del master, 7.900 della First, 6.900 la Business, 5.900 la Eco 24 e in più se proprio voi portate un amico, tutti e due avrete i biglietti di andata e ritorno per l'Inghilterra e i biglietti di andata e ritorno per la Polonia, quindi tutto fatto in amicizia. Per quanto riguarda la credit 80%, credo che Lucia abbia qualche cosa da dire, vero Lucia? Sì, eccomi qui nuovamente. Perfetto. Allora, ricordiamo che per la graduatoria 1 e 2 è possibile effettuare i pagamenti e quindi potete richiedere relativa fattura. Per quanto riguarda coloro i quali appartenenti alla graduatoria 3, vi ricordo che il termine ultimo per consegnare la documentazione in regione è il 31 gennaio. Per chi invece della graduatoria 4 in attesa di graduatoria, vi chiediamo semplicemente diciamo, la vostra intenzione, quindi se intendete procedere o meno per l'accredito. E vi ricordo che per la graduatoria 4 la scadenza è il 15 di marzo e per la graduatoria che in attesa di graduatoria attendiamo la regione, quindi poi vi informiamo sugli step successivi. Ok, grazie Lucia. E quindi passiamo la parola a Momo per le domande di rito a fine del webinar. Sì, eccomi qua. Allora, ragazzi, è arrivato il vostro momento, quindi se avete delle domande, fatele pure, potete farle in maniera scritta oppure alzando metaforicamente la mano e vi daremo tranquillamente la parola. Eh sì, vediamo se c'è qualcuno che si sente bruco oppure crisalide. O è già diventata una farfalla. È chiaro che questo è stato un webinar di presentazione dello staff, quindi potevano sorgere meno domande e comunque qualcosa può essere sorto e quindi chiedetecelo. Sì, anche a livello personale, voglio dire, non penso che ci siano problemi se qualcuno ha qualche domanda. Eccola qua, una domanda di Raffaele. I documenti non vanno presentati entro il 15 marzo, come detto da email? Lucia. Allora, Raffaele, se sei appartenente alla graduatoria 4, quindi coloro i quali hanno presentato istanza di candidatura fino al 31 di luglio, no, se non sbaglio l'altra, scusate, quella di ottobre, fino al 22 di ottobre, se non erro, hai la possibilità di consegnare i documenti in regione fino al 15 di marzo. Invece, per chi è della graduatoria 3 e quindi per chi ha presentato istanza fino al 31 di luglio, la scadenza è il 31 di gennaio. Ok, e tra l'altro ha presentato verso fine ottobre, è che ha capito perfettamente. Ok, perfetto. E invece c'è Nicola che chiede la parola, adesso accendo il tuo microfono. Buonasera, Nicola, ci posso parlare? sei? Sì, buonasera. Buonasera. Nicola. Innanzitutto voglio congratularmi con gli organizzatori e l'ideatore del master. Grazie per questa opportunità che ci state concedendo. Grazie Nicola, hai visto Secondo, che team? sì, è molto, molto efficace ed efficiente, come si suol dire in economia. Volevo solo chiedere, non mi è chiaro, per quanto riguarda la certificazione delle soft skills, dovremmo pagare 50 euro oppure è compresa nell'iscrizione? La certificazione delle soft skills. Quello che stavate all'inizio è stata. No, Che master sei iscritto, scusa? Che a master? quello first, nella Sì. classe di banking. Ok. Quindi ora faremo, cioè tu cominci a fare le 15 ore di banking online, ok? Sì. Contemporaneamente si fanno le 15 ore di web marketing, 15 ore di turismo e 15 ore di HR. Tu hai la possibilità di vederle queste lezioni al di fuori del banking, ok? Sì. Comunque, e questo è un regalo che ti facciamo noi. Se poi ci chiedi di certificare la partecipazione a web marketing
al turismo e all'HR per quelle 15 ore, lì devi pagare la fee amministrativa di 50 euro. Quindi se te la vuoi vedere. E indicare il certificato che voglio, giusto? Di Sì. quale master ho seguito maggiormente, giusto? Oltre a quello di banking. Sì. Per quanto riguarda il banking, tu poi alla fine finisci il banking, prendi il diploma di banking e quindi quello è il certificato che attesta che tu hai fatto il banking. Quindi Perfetto, è stato chiaro. l'altro certificato, solo se tu vai a vedere lezioni di altri master, che qui È bello quelle te le puoi certificare la vedere. conoscenza. Regalo, è un regalo nostro. Se poi le vuoi andare a certificare, devi pagare una fee amministrativa. È più chiaro? Perfetto. Sì, chiarissimo, grazie. Volevo congratularmi con i mentor ambassador, tutti Oh, e due forti. Grazie. Cristiano, Andrea, ci sono dei complimenti da parte di Nicola. Com'è andato al colloquio LinkedIn? Sì, Nicola, ci siamo sentiti anche ieri, prof. Ha fatto la prima con LinkedIn lunedì scorso. Peccato che se n'è dovuta andare, tra virgolette, presto perché aveva un impegno, giusto, Nicola? Ricordo bene. Sì, comunque sì, abbiamo chiacchierato. Ieri Come un anche ci retto siamo. santuario. Sì, non mi ricordo perfettamente. Ci siamo sentiti anche ieri sera, prof. Quindi mi fa piacere, ti ringrazio, Nicola. Quando fai il bilancio di competenze, Nicola? Ho il bilancio di competenze, lo dovremmo fare il 19, ho calendarizzato con Andrea la riunione del 19, di conseguenza io mi sto informando da solo, però dato che loro sono abbastanza chiari, mi voglio confrontare con loro, dato che la prima riunione di LinkedIn è stata veramente illuminante per me, Sì. nonostante Andrea mi abbia detto che il profilo era abbastanza in linea, però devo ammettere che è stato illuminante, sinceramente. Sì, Ottimo, prof, alla abbiamo parlato. Abbiamo parlato un bel po' con Nicola, poi ripeto, ci siamo sentiti anche ieri per altre questioni riguardanti al LinkedIn. A seguito di questa conversazione mi ha detto mi posso prenotare anche alla seconda call LinkedIn, certo, quindi abbiamo subito prenotato e schedulato per il 19. Quindi, prof, anzi, quindi Nicola, ci vediamo presto nuovamente. Certo, e buon weekend. Grazie, Ciao altrettanto. Ciao Nicola. Nicola. A te, grazie. Arrivederci, grazie per le informazioni. Ricordati che il 29 alle 18 c'è la prima lezione di soft skills a Massa Europei a firma di Savino Fricicalli, eh? Quindi. Certo. È tutto segnato. Nonostante siano online, si rischia di dimenticarle. Forse era meglio se si riuscivano a fare in presenza, almeno uno sa che si muove. Però Dai, a giustamente marzo. non vedo Le l'ora, faremo. non vedo l'ora. Arrivederci. Ciao, Ciao. Nico. Ciao, buona Ciao, serata. Nicola. Poi c'era una domanda interessante a cui ha già risposto Giulio, però è buono ridirla anche per gli altri, da parte di Emanuela, che chiede: confermate che per andare in UK per gli italiani basta la carta d'identità? Valida per l'espatrio, ovviamente, e poi Giulio, il nostro CEO, dice: così è scritto fino ad ora sul sito dell'ambasciata britannica. Si può verificare direttamente compilando la scheda, e poi tra le domande potete trovare anche il link che è www.gov.uk/checkukvisa. Lunedì con Laura, la nostra English Ambassador, hanno chiamato l'ambasciata per chiedere la dicitura altro documento di viaggio, se si esibisce sulla carta d'identità valida per l'espatrio. Quindi sostanzialmente al momento queste sono le informazioni che abbiamo, altrimenti potete anche controllare da voi il sito che, ripeto, è presente all'interno della chat delle domande. E Christian ha alzato la mano, quindi direi di dargli la parola. Ciao giraffa! Quindi deve attivare l'audio ancora? C'è qualche Sì. problema? Cristian è un affezionato. Mi sentite? Sì, ti Sì, sentiamo perfettamente. buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ciao prof, come sta? Io sto bene, hai visto che è bello staff? Sì, vabbè, prof, io ho avuto modo comunque di conoscerli un po' tutti perché ho fatto il colloquio con Carla e Paola, colloquio con, diciamo, con le psicologhe e poi comunque.
anche in questi giorni mi sono sentito anche molto con Andrea, Cristiano l'ho conosciuto, quindi sono contento di entrare anche a far parte di questo team nel momento in cui comunque affronteremo questo viaggio. Che è già cominciato, eh? Che è già cominciato, sì, alla fine sì. Sì, no, prof, proprio per quanto riguarda il passaporto, cioè, io non ho capito, ma il link che avete messo l'altra volta, prof, Sì? mi sente? Sì. Sì, ascoltami. Cioè, ci conviene magari controllare prima della partenza se serve o meno il passaporto, oppure possiamo, è una procedura che possiamo fare anche 30 giorni prima. Il link va monitorato perché la situazione comunque tra Covid e Brexit è fluida. Al momento la procedura è quella che ti ha descritto Momo. Sembrerebbe, cioè è sufficiente, è soltanto la carta d'identità valida per l'espatrio. Io comunque consiglio di stare sul pezzo. Noi comunque siamo sul pezzo, Cristian. Se cambia qualche cosa ve lo Okay. diciamo subito, eh. Anche perché poi ci sono dei tempi burocratici per la richiesta del passaporto, Il credo, passaporto, quindi lo so. e quindi conviene magari Comunque, saperlo un po' prima. uno che fa Master Europei, il passaporto dovrebbe essere obbligatorio perché dovrebbe andare alla conquista del mondo, Cristian. Ah. Anche questo è È vero. una giraffa soprattutto. Una giraffa senza passaporto e una giraffa senza il collo. Ok, va bene, prof. Tra Sì. l'altro, io mi intrometto, effettivamente il passaporto è comodo anche per tante altre cose. Al di là che se fate adesso il passaporto, siete sicuri che fate in tempo ad averlo e quindi magari se all'ultimo cambiano qualche regola e dicono no, ma serve il passaporto, adesso è cambiato qualcosa, voi ce l'avete, state al sicuro, quindi è una sorta di paracadute. E Sì. poi, appena arrivate in Inghilterra, se avete il passaporto, non dovete fare minimo 40 minuti di fila per i controlli ulteriori, Sì, che sì. secondo me vale comunque la pena. Diciamo, l'unico problema del passaporto è le tempistiche e il fatto che quell'italiano si sbrindella guardandolo, però per il resto, se siete coscienziosi, lo tenete per bene, insomma, non ci dovrebbero essere grossi problemi. Ok, Momo, grazie, grazie mille. No, non ho altre domande, prof. Per il momento va bene. Perfetto, buona Grazie. serata allora. Buona Vediamo serata a la prossima voi. pagina in cui presentiamo il programma didattico dell'Euro Online. Va bene, va bene, va benissimo. Ciao a tutti. Ciao, Ciao. buona Ciao. serata. E Maddalena ci chiede: Ciao ragazzi, io non riesco ad intervenire perché sono in bus. Volevo ringraziarvi come sempre e chiedere delle cose tecniche sul programma didattico di web marketing. Mi potete passare un contatto? Grazie. Gli spieghi tu, Momo. Tu hai fatto web marketing. Allora, il programma di web marketing così, quello nuovo su due piedi, non riuscirei a esplificarlo, però in un certo senso è, diciamo, le basi di quello che è il web marketing. Quindi si passa appunto da una prima parte teorica, soprattutto nel primo mese, per poi andare sulla pratica. Quindi dall'oggi al domani ti ritrovi a dover fare un progetto, proprio un progetto per essere qualificata, comunque addirittura per fare l'esame, c'è cioè da fare un progetto, oppure creare un sito. Passi da ok, fare un sito a livello teorico, più o meno dovete fare questo, questo e quest'altro, dovete seguire questo tipo di grafica, questo tipo di grafica, e poi il giorno dopo, ok, eccovi WordPress, eccovi Elementor, fatelo. E in caso puoi trovare tranquillamente la brochure sul nostro sito, quindi basta cercarla e puoi trovarla molto facilmente. Sì, e poi rivolgiti ad Annalisa, che è ancora la nostra web marketing ambassador, per chiedere tutti i dettagli. Io quello che ti posso dire è che noi curiamo molto la parte strategica e il prossimo webinar è dedicato alla descrizione dei programmi online per il web marketing. Abbiamo invitato il professor Adriano Corso. Ci sei, Adriano? Che magari anticipi qualche tua chicca? Mi ha Non credo ci quindi sia, prof. ci ha lasciato, e in cui secondo me dobbiamo
soffermarci sia sulla strategia dei social e quindi cercare di approfondire Facebook, che pian piano sta raggiungendo una fase di saturazione, per poi affrontare il grande capitolo di YouTube, che probabilmente può esprimere un maggiore potenziale, cercando di far capire anche come funziona un business manager. E noi di MasterPay vi faremo vedere in anteprima mondiale il nostro business manager, vero Momo? Sì, sarà qualcosa di innovativo che comunque è molto comodo saper usare prima ancora di entrare all'interno di un'azienda. È un qualcosa che non molti fanno, anzi, non ho mai sentito qualcuno che mostri il suo business manager proprio per questioni di privacy, eccetera, eccetera, che sarebbe il programma che si utilizza per fare le sponsorizzate su Facebook e su Instagram anche adesso. Comunque, c'è Emanuela che vuole prendere la parola, quindi adesso ti apro il microfono. Ecco Emanuela, come si sta in Veneto? Buonasera, buonasera. Buonasera. Hai Dai, andiamo avanti. Ciao a tutti. Ciao, visto che bella prof. squadra? Una meraviglia, una meraviglia. Ho fatto la prima lezione di inglese con la prof. Ania, sono straentusiasta. Mi sembrava di Ah. essere all'esame Cambridge proprio, cioè, tranne per il fatto che ci diceva gli errori, che quelli ovviamente l'esame non dicono, però cioè, proprio, mi sembrava l'esame uguale, bellissimo. Sono proprio contenta, veramente. Ora bisogna distinguere gli errori dagli orrori, hai visto, Manu? Sì, assolutamente. Infatti io mi sono rivista molto nel frate, poi pian piano con le esperienze, dopo vari no feedback, ho capito che non funziona quella tecnica. Non funziona per niente, perché non selezioni bene e quindi poi alla fine non funziona la legge dei grandi numeri. Devi andare a poco ma buono, perché così dedichi anche la candidatura e l'approfondisci, cioè non dici io sono disponibile, ma io voglio quell'azienda, cioè l'ho capito dopo un po' di tempo, diciamo dopo 2 anni che sto qua, però ci sono arrivata. E noi stiamo cercando di farlo capire anche con degli esempi, hai visto che frate Sì, ci è sì, sì. accaduto alle feste. A te, tu se vedi un ragazzo che si mena su tutte le ragazze della festa, che pensi di lui? Perde di credibilità perché alla fine tu dici sta bene qualsiasi cosa e l'azienda non vuole quello. L'azienda vuole quella persona che si debba dedicare totalmente a lì, cioè è come giusto che sia, perché comunque no, investe su di te e tu devi essere disponibile a essere, tra virgolette, dedicato solo a lì, cioè è giusto anche. Però certe volte sai, col fatto che è difficile trovare lavoro e tutto, quindi ci si convince che mandare candidature a tutti va bene, ma non è così. Non è così. Quindi mi ritrovo molto in questa cosa. Oggi hai visto anche il famoso dubbio amletico, resistente o Sì, evolvente? sì, È sì. un bruco che vuole continuare ad essere bruco, quindi il re della terra, o vuoi provare anche l'esperienza di fare un'esperienza di transizione come quella di crisalide per diventare farfalla? Manu. Sì, no, ma anche perché chi non risica non rosica. Cioè, stare nella propria zona di comfort va bene se vuoi stare nella tua, come si dice, non sufficienza, però non migliori così, non migliori, non vai avanti. Quindi si deve andare sempre, purtroppo non si può programmare quello che succede poi in futuro, parlo dal punto di vista lavorativo, soprattutto in questo periodo che bisogna comunque adattarsi, sì, a cercare il proprio lavoro, però evolversi, perché se non ti evolvi sei fuori, cioè è matematico, quindi è un lavoro che secondo me si deve fare prima personalmente, perché se non lo si fa personalmente non lo si può fare dal punto di vista professionale, secondo me. Quindi è un lavoro che state facendo veramente molto, molto istruttivo
è importante. Quindi Grazie Manu, sicuramente contento. hai qualche domanda? Allora, sì, stavo guardando su internet per il passaporto, visto che per il momento la carta d'identità va bene per la Gran Bretagna, però stavo guardando che c'è il passaporto elettronico. Voi sapete qualcosa in merito? Cioè, non so se stavo guardando su internet, non so se lo fanno adesso in automatico o se esiste ancora quello cartaceo. Comunque stavo guardando un po' di informazioni in merito, magari per prenotare l'appuntamento, perché sto vedendo che la Polizia di Stato ti fa chiedere l'appuntamento per richiedere il passaporto. Quindi stavo dando un'occhiata a quello. Porto poi viene fornito di un chip in cui sono i tuoi dati, come si chiama? Biometrici. Digitali. Ah, biometrici. Ed ecco perché Ok. poi è definito elettronico. Per esempio, quando io arrivo col passaporto elettronico in UK, anziché fare la fila, come ha detto Momo, vado negli scanner. Lui legge il mio passaporto, verifica se sono effettivamente io quella persona tramite i dati biometrici e in un minuto sono fuori. Elettronico in questo senso perché c'è una verifica proprio dell'identità elettronica tramite un chip in cui sono inseriti tra l'altro anche i tuoi dati biometrici. Quindi fanno quello praticamente adesso. Sì. Sì, se mi posso intromettere perché leggevo una cosa del genere perché stavo vedendo anch'io di fare il passaporto. Praticamente una nuova modalità di erogazione dello stesso, quindi questo significa che si fa tutto online, quindi non devi andare subito alla Polizia di Stato per dire, dicendo voglio fare il passaporto, attivi tutta la pratica online, vai sostanzialmente a cercare l'appuntamento nella Polizia di Stato di riferimento, quindi che ne so, possa essere Taranto o Sì. Bari, quel che sia, e dopo praticamente durante questo fantomatico appuntamento in Polizia di Stato, vai praticamente per rilasciare le tue impronte digitali. Loro le detengono fino al momento del rilascio del passaporto e quindi poi hai due modalità di ricezione, quindi o ti puoi recare di nuovo sostanzialmente in questura e andarlo a prendere. Oppure puoi effettuare, diciamo, il recapito nell'indirizzo di casa, quindi danno anche Ok. questa possibilità. Quindi è questa la sostanziale differenza. Ovviamente dovrai effettuare poi i relativi pagamenti delle fee e credo che loro vogliano sostanzialmente una prova di pagamento, che poi dovrebbe essere una marca da bollo, se non erro, e un altro bollettino. Sì. Sì, ho visto più o meno sui 130 euro, se non è rovine, più o Sì, meno. sì. Sì, esatto. E comunque per tutti, per esperienza professionale sostanzialmente, avendo lavorato in una business travel, se ci dovesse essere bisogno del passaporto, nel momento in cui sarete in possesso del biglietto aereo, è come se avete una sorta di, diciamo, corsa preferenziale. Quindi questo significa che i tempi si andranno a ridurre. Quindi onestamente non so di quanti giorni si tratta, però molto spesso al lavoro succedeva questo, emettevamo il biglietto e nel giro di poche settimane ricevevano il passaporto. Quindi può essere comunque una notizia aggiuntiva per, tra virgolette, tranquillizzarvi. Quindi ovviamente noi siamo sempre sul pezzo, quindi appena sapremo qualcosa in più vi informeremo. Grazie mille, grazie mille. Ciao Manu, salutami il Veneto. Prof, Buona un'ultima serata. domanda veloce veloce, Dimmi. se posso. Certo. Sì, no, siccome l'avrete capito, sto un po' in apprensione per il discorso delle partenze, perché a scuola devo dare comunque un tempo minimo di preavviso per chiedere l'aspettativa. Quindi, per adesso sono confermate, però diciamo un mese prima riuscirei a sapere se si parte Cioè, verso aprile. prima la diamo la risposta. No. Cioè, solo per il discorso del preavviso alla scuola. Perché per organizzare una trasferta anche noi, minimo un mese, ma proprio minimo, eh.
Eh no, giusto per stare tranquilla, così almeno un mese prima do domanda di aspettativa. Quindi, Per forza deve essere così, anche Ok. per iniziativi nostri. Grazie mille, veramente, grazie. Buona serata, ci vediamo presto. Buona serata. Grazie. Prima di dare la parola a Nicola, che ha la mano alzata da tanto tempo, probabilmente ha anche il braccio Ma un po' Nicola ha già parlato, mi sembra. stanco, ma ha ancora la mano alzata. Comunque c'è la domanda di Lucia che ci chiede: ciao a tutti, volevo sapere quali sono le materie specialistiche che si possono frequentare per ottenere il certificato di partecipazione e entro quanto bisogna comunicare la partecipazione a uno di questi. Cara Lucia, partecipa al prossimo webinar che è dedicato soltanto a questo, alla presentazione della didattica delle 30 ore online. Perfetto. Quindi l'unica mano alzata sarebbe quella di Cristian, che ha già parlato. Adesso non so se vuoi riprendere la parola, scrivercelo comunque in chat in quel caso, che comunque ho visto che Nicola l'ha rimossa. Ok, non... mi pare di no, quindi ti do di nuovo la parola, Cristian. Sei? Cristian? Sì, Momo, no, non ho preso parola però. Perché stava la mano alzata? Ah Sì. sì, stava ancora la mano Ok, alzata, è no, ricomparsa così un po'. stavo ascoltando le varie domande degli altri colleghi. No, no, Ah, non dovevo sicuramente avrei intervenire. fatto un misclick rapido, non ti Ok, preoccupare. sarà stato un mio errore. Quindi a questo punto direi che non ci sono altre domande, abbiamo risposto a tutto, anche a quelle magari non segnate. Sì, quindi vi confermo che se volete farle, appunto, fatele. Lucia Palombella. Sì, Lucia ha già fatto la domanda. Sì. E E ha già chiesto appunto se può frequentare, cioè quali sono le materie specialistiche che si possono frequentare per il certificato di partecipazione. E abbiamo risposto. Maddalena Alberco su Business Manager ha risposto. Ok, mi sembra che abbiamo Siamo? risposto a tutto. Sì, esatto, quindi direi di fare i saluti finali. Grazie a tutti per essere passati e appunto per i saluti finali, dei saluti finali, passo la parola al professor Giovanni Bianco. Devo salutare, ciao. Ci vediamo al prossimo webinar per illustrare la didattica online e così cominciamo alla grande con Master Europei. Ciao ciao!